come si raccolgono i voti, come si fa consenso in queste ore? Lo si fa spiegando materialmente alle persone come si vota. Primo strumento fondamentale, dotarsi di un facsimile della scheda elettorale. Ne esistono, stampatene, costa stamparle costerà 50 euro, 60 euro, stampatene qualche migliaio. Mettete insieme piccola colletta e investite sulla stampa del facsimile di scheda, quella scheda che le persone troveranno al seggio. Qual è il modo più efficace per raccogliere il consenso? Chiedere la croce sul simbolo. Noi siamo presenti nelle varie realtà sempre con il nostro simbolo. Qualche volta dentro un simbolo più grande, raramente, diciamo, ma tendenzialmente il modo con cui si riconosce il voto al popolo della famiglia è una croce sul simbolo dove c'è scritto popolo della famiglia. Non è difficile. D'accordo? Questo è l'elemento basico. Sappiate che per la follia della legge elettorale comunale italiana, se votate il simbolo, il voto viene esteso anche al candidato sindaco. Facciamo un esempio: Luca Grossi è candidato a Crema. Io voto il simbolo Popolo della Famiglia. C'è un effetto che si chiama effetto trascinamento della legge, e il voto arriva anche al candidato sindaco. Se voi votate il candidato sindaco, il cui nome è prestampato, c'è scritto Luca Grossi sulla scheda, e fate la X sul nome prestampato Luca Grossi, quel voto va sia al sindaco, ma non va alla lista, perché l'effetto trascinamento al contrario non c'è. Quindi il modo più corretto e più efficace per votare è fare una X sul simbolo. Se volete potete fare X sul simbolo, X sul nome del candidato sindaco, perché i voti in realtà a disposizione sono due, voi potete scegliere il candidato sindaco e la lista. All'interno della lista potete scrivere il cognome di una preferenza o di due preferenze, però di un uomo e di una donna, di candidati al consiglio comunale. D'accordo? Attenzione, capita che qualcuno si sbagli e che cosa fa? Luca Grossi è candidato sindaco di Crema, fa la croce sul simbolo e poi scrive Grossi accanto. È una scheda nulla? No, non è una scheda nulla. È una preferenza nulla. Noi dobbiamo essere presenti con i nostri candidati e magari anche con i nostri rappresentanti di lista al momento dello spoglio alle ore 23 di domenica 11 giugno nei seggi, presentandoci prima al presidente di seggio nella giornata di costituzione del seggio di sabato alle ore 16 con il foglio di delega da rappresentante di lista, per difendere i nostri voti. Perché qualche presidente di seggio ignorante potrebbe dire: se hanno scritto Grossi, che in realtà è candidato sindaco e dunque non si può votare scrivendo la preferenza, è nullo tutto il voto. No, è nulla solo la preferenza, mentre rimane evidente il voto sia alla lista Popolo della Famiglia che al candidato sindaco Grossi. Queste cose bisogna saperle, sono cose tecniche, ma bisogna saperle. I candidati del Popolo della Famiglia le devono conoscere. Per questo vi chiedo il mi piace e condividi a questa diretta per conoscere davvero come si deve votare in maniera corretta. La cosa più semplice, qui c'è le rose non risposti, è fare X sul simbolo e basta. Poi ci sono molti candidati che devono ricevere la preferenza per il consiglio comunale. Insomma, il modo più complicato è sempre il modo dove si fanno gli errori, però il modo semplice è croce sul simbolo, se volete mettere la preferenza, scrivete la preferenza accanto al simbolo e fate pure una X sulla croce del candidato sindaco. Attenzione, la legge per i consigli comunali consente quello che si chiama voto disgiunto. Cosa vuol dire voto disgiunto? Vuol dire che, per esempio, in alcuni comuni diranno: ah, ma io non posso disperdere il mio voto perché c'è la corsa tra il centrodestra e il centrosinistra. Gli potete dire: va bene, vota il candidato sindaco del centrodestra, però la voto alla lista, dallo al popolo e alla famiglia. Si può fare nella possibilità della scheda. Vedo che è arrivata Alessandra Mondelli di Borgo Manero. Si può benissimo
ieri in iniziativa, come ho detto, con Alberto Cerutti e Massimiliano Amato, si può benissimo votare il sindaco di un'altra coalizione e la lista del Popolo della Famiglia. Oppure si può votare, per esempio a Borgomanero, Alberto Cerutti sindaco e la lista di un'altra coalizione. È consentito il voto disgiunto. Questo è uno strumento da non consigliare ovviamente ai nostri. I nostri devono votare in maniera ordinata e compatta Popolo della Famiglia e candidato sindaco del Popolo della Famiglia. Ma se trovate qualcuno che è magari dubbioso, che sta più vicino al centrodestra, sta vicino a altre opzioni politiche, gli potete dire vota comunque Popolo della Famiglia o vota comunque il nostro simbolo, tanto ti resta l'altro voto da poter esprimere. È consentito, lo ripeto, il voto disgiunto. Sono stato chiaro? Si può fare, non è illecito. Ovviamente un solo voto a una lista, un solo voto a un candidato sindaco. Non si può votare a Borgomanero, Cerutti sindaco, Popolo della Famiglia e Forza Italia. Non si può fare. Un voto a una lista, un voto al candidato sindaco. Questi due voti possono essere disgiunti. No, noi non facciamo campagna per il voto disgiunto, noi facciamo campagna per il voto al nostro simbolo. Croce sul simbolo con effetto trascinamento inevitabile per legge sul candidato sindaco. Non è vero il contrario. Se vuoi il sindaco non voti automaticamente la lista. Quindi modo migliore, croce sul simbolo. In alternativa, croce sul simbolo e croce sul candidato sindaco. Se trovate dei dubbiosi che non hanno magari la voglia di votare proprio pienamente per noi, gli possiamo chiedere il voto almeno o al nostro candidato sindaco o alla nostra lista. Gli resta l'altro voto da assegnare secondo le proprie inclinazioni, diciamo, di natura politica, visto che noi siamo nuovi e interveniamo sul mercato politico, come si dice, che è già cristallizzato. Ci sono persone già di centrodestra, persone già grilline, persone già di centrosinistra, ma magari apprezzano quello che stiamo facendo sui territori e dunque potrebbero avere voglia comunque di sostenerci. C'è una modalità, si chiama voto disgiunto. Quindi imparate queste technicalities, difendiamo i nostri voti, prepariamoci a essere presenti nei seggi. I candidati possono entrare in tutti i seggi della propria città, d'accordo? Quindi i candidati hanno possibilità di intervento nella procedura elettorale in qualsiasi momento. Possono assistere e non intervenire, però basta esserci. Marcello Baldini chiede: ma nel voto disgiunto si può mettere la preferenza al consigliere? Certo, accanto alla lista che voti puoi mettere anche una preferenza al consigliere di quella lista. D'accordo? Arrivata anche Maria Verita Boddi, nostro capolista a Padova, lo ripeto. Si vota simbolo, croce sul simbolo. Come si vota? Prima cosa per raccogliere il consenso in queste 2 settimane è spiegare alla gente come si vota. Dunque, croce sul simbolo del Popolo della Famiglia. Per noi è facile, ovunque siamo presenti con il nostro simbolo. Voto ancora migliore, croce sul candidato sindaco, croce sulla lista. D'accordo? Perfetto. Persona dubbiosa di centrodestra che dice: ah, voglio votare il candidato di centrodestra, altrimenti si disperde il voto. Vabbè, vota il candidato di centrodestra, ma il voto alla lista dallo a noi. Si può fare, si chiama voto disgiunto. Così come si può votare una lista del centrodestra e il candidato sindaco nostro. L'elettore dispone di 2 voti su una stessa scheda, uno per il sindaco, uno per il simbolo e poi le preferenze che devono essere di quel simbolo per il candidato al consiglio comunale. I 2 voti, quelli fondamentali, al sindaco e alla lista possono essere disgiunti. Ovviamente, ripeto, la nostra campagna elettorale è per il voto univoco al simbolo e al sindaco nostri, ma se qualcuno ha dei dubbi di quelli periferici, si può fare questa opzione, d'accordo? Spiegare alle persone come si vota, portare il facsimile di scheda elettorale all'attenzione delle persone che votano. È un servizio che fa dalla cittadinanza e spesso è un servizio apprezzato al punto tale che viene, diciamo, è uno strumento utile di campagna elettorale. Spiegate alla persona, molta gente non sa neanche che si vota. Gli dite tutte le cose precise, si vota l'11 giugno, si vota l'11 giugno dalle 7 alle 23. Dovete portare con voi un documento e oltre al documento dovete avere la tessera elettorale. Se la tessera elettorale non ce l'avete o gli spazi per i timbri sono esauriti, dovete andare a chiedere un duplicato della tessera elettorale,
presso il comune di residenza, che è aperto anche il giorno delle elezioni. Per votare dovete esprimere sulla scheda giusta, quella che ci interessa a noi per il Consiglio Comunale, e a Verona, in particolare a Verona, anche nelle 8 municipalità in cui è divisa la città, sono le 8 circoscrizioni, quindi a Verona riceveranno due schede, una per il Consiglio Comunale, una per il Consiglio Circoscrizionale. Noi sulla scheda del Consiglio Comunale e solo a Verona, anche sulla scheda del Consiglio Circoscrizionale, votiamo con una croce sul simbolo del popolo e della famiglia. Questo è il nostro voto perfetto. Ancora meglio, croce sul simbolo, croce sul sindaco nostro. Ancora meglio, croce sul simbolo, croce sul sindaco e assegnazione delle preferenze accanto al simbolo. Con i dubbiosi c'è l'opzione del voto disgiunto. Possono votare il nostro sindaco se votano un'altra lista o la nostra lista se votano un altro sindaco. Sono stato chiaro? Allora, questa puntata, utilizzate questo tutorial, come si dice, per averlo ben chiaro in testa, sapendo che dalle 23 di domenica 11 giugno dovete stare nei seggi a controllare lo spoglio, altrimenti ci fregano i voti, d'accordo? Lavoro dunque di nomine dei rappresentanti di lista e presenza dei candidati all'interno dei seggi per difendere i nostri consensi.